Augusto. Ma innanzitutto benvenuti a tutti, benvenuti a Omegna. Beh, è un onore per noi avervi qua e a questo concerto finale della tre giorni degli Street Games. Abbiamo Vecchioni, che sicuramente è un nome importante della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Ma in generale ci fa piacere come amministrazione che questi tre giorni di Street Games siano andati molto bene. È una manifestazione che sta crescendo sempre di più di anno in anno, e devo dire che da venerdì la città è stata impegnata in tutti gli sport che avete visto chiaramente in giro per il centro di Omegna, e per questo immaginerete che c'è un grande lavoro fatto durante l'anno. E mi sento in primis di ringraziare l'associazione ABLO e tutti i ragazzi di ABLO. Fategli un applauso, perché è veramente un lavoro non semplice quello di organizzare questi gruppi di eventi. Loro sono veramente molto bravi, molto bravi. Poi chiaramente c'è il comune che ci mette del suo, nel senso che ci lavoriamo anche noi e abbiamo contribuito anche noi, e tutta la struttura del comune, a iniziare dai miei assessori, che hanno lavorato molto, in particolare l'assessore al turismo Corbetta, l'assessore allo sport Francesco Perrone, che ringrazio per il lavoro che hanno fatto. Fate un applauso anche a loro, perché hanno fatto veramente un bel lavoro, assieme a tutta la giunta comunale, a tutti i dipendenti del comune di Omegna, perché in questi tre giorni la città si trasforma veramente dal punto di vista viabilistico, ma anche dal punto di vista delle possibilità che diamo per farci conoscere come città che vuole essere una città turistica. Quindi per me è una soddisfazione, perché questi tre giorni sono andati bene, ci siamo divertiti, le associazioni sportive sono contente, la gente insomma si è divertita. Per noi questo è importante, quindi divertitevi voi adesso questa sera col concerto di Vecchioni, e lascio la parola ancora a Augusto.